Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi coinvolti in un incidente stradale dopo una serata insieme. L'incidente è avvenuto venerdì 12 luglio, poco dopo le foto di rito della serata. I due si sono messi in auto con il simbolo della P di principiante nell'unotto posteriore. Durante una diretta sui social con i fan, la macchina con i due a bordo è andata a sbattere. A renderlo noto è stata una fan che gestisce una pagina Instagram dedicata alla coppia. Proprio nella diretta si è notato il momento dell'incidente, con Giuseppe Garibaldi che salutava i fan prima che l'auto andasse a sbattere. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I due protagonisti del Grande Fratello 2023 erano stati invitati ad una serata in Sicilia, insieme come sempre. Una settimana fa c'è stata una segnalazione che li vedeva ancora una volta insieme a Roma Termini. I due sono stati visti passeggiare per le vie della capitale. Sono ufficialmente fidanzati, hanno trascorso 2 giorni a Milazzo, dove venerdì hanno partecipato a un evento e hanno passato una notte in hotel, ha dichiarato Deianira Marzano su Radio Marte. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla, perché voglio viverla come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto, ha dichiarato Giuseppe Garibaldi tempo fa. Tra noi, come ho sempre detto, c'era un legame antico. Non so se vi sia mai capitato di incontrare delle persone ed avere l'impressione di conoscerle da tante vite, quindi adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna, ha dichiarato.